La siccità che stiamo vivendo oggi è solo l'inizio di una continua e costante situazione di siccità che vivremo nel tempo e negli anni. Non basta chiedere all'individuo di razionare l'acqua, non basta mettere in atto delle misure in cui miglioriamo la rete idrica. Abbiamo bisogno di misure preventive che agiscano sui diversi aspetti della nostra vita, perché purtroppo con il passo che stiamo intraprendendo e continuando a portare avanti, il nostro futuro è assolutamente minacciato, perché lo è già oggi e sarà un pericolo per tutte e tutti. Siamo qui perché stiamo chiedendo a Cirio e agli altri consiglieri che hanno partecipato al Consiglio regionale aperto, che è stato indotto da uno sciopero della fame di un attivista di Extinction Rebellion, di venire qui a dichiarare pubblicamente, attraverso una conferenza stampa, che hanno volutamente ignorato tutto ciò che gli esperti dei diversi settori hanno cercato di evidenziare e di consigliare rispetto alle misure da adottare. Quindi loro lo sapevano già da tempo che saremmo arrivati qua, da anni, e hanno voluto approvare degli ordini del giorno che invece vanno totalmente contro ciò che bisognerebbe fare. Quindi continuare a ricorrere all'estrazione di gas naturale, all'idrogeno, all'uso di termovalorizzatori per i rifiuti, sensibilizzare il governo a utilizzare l'energia nucleare di ultima generazione, che anche se funzionasse sarebbe implementabile fra più di 20 anni, perché e quindi tutto ciò non è adatto per agire ora. Quindi noi siamo qua, non siamo molto visibili senza uno striscione, ma ci siamo e non ci sganceremo finché questa conferenza stampa con ammissione di totale colpa non venga effettuata. Noi siamo delle persone, dei cittadini preoccupate, non possiamo stare qua ad agire, cioè a osservare la distruzione senza fare qualcosa per cercare di migliorare la situazione. Come Extinction Rebellion, che è un movimento che attua la disobbedienza civile non violenta per fare pressione appunto sui governi, vorremmo proporre un sistema decisionale molto diverso da quello che è stato attuato fino ad oggi, perché quello che ci ha portato alla crisi oggi è difficile che possa produrre delle soluzioni, delle risposte che vadano fuori dalla logica distruttiva. Abbiamo bisogno di una cultura diversa, di una cultura nuova, che è già stata attuata in altre parti del mondo, ovvero quella delle assemblee cittadine deliberative, in cui attraverso un percorso di formazione della popolazione siano le persone a venire a deliberare attraverso l'aiuto degli esperti sulle misure da adottare a livello sistemico. Si tratta di fare dei tavoli di lavoro, un tavolo sui trasporti, per esempio, uno sull'alimentazione, uno sull'industria, uno sul lavoro e così via, in cui insieme ponderiamo i pro e i contro di ogni misura, in cui insieme mettiamo la nostra intelligenza collettiva al servizio di noi in primis. Purtroppo siamo stati abituati a dimenticare che ognuno di noi ha un potere enorme. Siamo stati abituati a pensare che non possiamo fare niente, che l'unica cosa che possiamo fare è votare. E vediamo ad oggi i risultati del votare. Ci soddisfano? A me personalmente non soddisfano per niente, perché non mi sento tutelata, mi sento assolutamente rassegnata a delle decisioni volutamente terribili che ignorano la gravità della situazione. Non si tratta di essere ambientalisti, perché questa roba di continuare a dirci e a chiamarci ambientalisti mi fa veramente incazzare. Siamo persone che cercano di mettere in atto un cambiamento culturale profondo, che tocca ogni aspetto della nostra vita. La
L'ambiente non è qualcosa di altro da noi. Noi siamo l'ambiente, siamo natura, e continuare a percepirci come qualcosa di altro è il disastro, perché vorrebbe dire non riconoscere la nostra portata come specie all'interno degli ecosistemi. Quindi niente, io spero che Cirio e gli altri consiglieri abbiano il coraggio di venire a dire quanto in modo intenzionale hanno scelto di non ascoltare gli scienziati e hanno quindi scelto di non dire la verità e fanno finta di essere stupefatti rispetto a questa situazione drammatica che stiamo vivendo, perché così è e sarà sempre peggio. Siate pronti al fatto che questa è l'estate più fresca che viviamo, che vivremo, e sarà sempre peggio. E non si tratta di allarmismo, si tratta di realtà, di una drammatica realtà, e sono stufa di essere additata come una persona che non ha null'altro di meglio da fare che arrampicarsi su un palazzo. Quindi rimaniamo in attesa.